Centro esoterico Pacchia di Giovanni e Cama Pacchiosa. Si esegue lettura della mano a vapore. Come si fa? Lettura del piede con scarpe. Colloqui con defunto. Sì. Ascensione dell'intimo a vapore. Cos'è? Lettura carte a rubamazzetto. Siete in attesa di essere collegati con la Santona Cama. Durante l'attesa è gradito l'inginocchiamento. No. Pronto, sono la signora Gatti. Ho già chiamato l'altra volta per i numeri dell'otto. Si ricorda? Anche stavolta non sono usciti, signora Cama. Signora Gatti, adesso non mi sembra il momento per parlare di numero. Per questo sono un numero privato. Dove mi trovo adesso? Mi dica per cosa mi avevo chiamato. Perché? L'ho chiamata anche per dirgli che l'esame della patente mio figlio non ha mica passato. Si ricorda, signora, che mi aveva detto che veniva promosso? Signora, se suo figlio è deficiente, la Cama non può intervenire. Certo. D'altronde, anche Elena, quando viene mista nel cavallo, la chiamarono tutti troi. Ah no, ma quella era per il cavallo. Io adesso, signora, comunque, no, provo a guardare in quello che mi dice l'oracolo. Vabbè. E accatta ruba mazzetta. Per il consulto schiacciami quattro volte l'asterisco, dare un telefono. Dai. E va bene, schiacciamo quattro volte. Oh, è partita. Sto cadendo in trance. Sono quasi caduto in tram. Trance. Signora. Signora, si sente bene? Stai zitta, brutta deficiente, no, di una vacca! Che sono in tram! Sto vedendo il bambino, vedo tuo figlio. Ah, adesso per capire se è deficiente di natura o perché la madre è deficiente, devo consultare le cascate dell'amore. Ah, però questo ti costerà 20.000 lire al figlio. E va bene, facciamo anche le cascate. Sto per entrare nelle cascate puitali. Sì, da dove vedrò tuo figlio. Va bene. Vada le cascate. Apro tuo fluido. Apro tuo fluido. Eccolo, lo vedo, si chiama Antonio. Oh, mamma. In questo momento è con una ragazza, sua compagna di scuola. Vabbè, e sono con la macchina del padre di lei. Patente, però. Io ti sento, Antonio. Sì. Oh, Antonio, ma sei capace a guidare la macchina di mio papà? Non facciamo cazzate, ecco. Paola, non dire cagate, te l'ho detto mille volte che sono grande bastone. Ma lei ha sentito quello che stava accadendo? Antonio, ti sei fatto male! Antonio, rispondi! Per la risposta di Antonio, sì, sono oltre 20.000 lire! Vabbè, ti accetto, schiaccia quattro volte l'aterisco! Antonio, sono la mamma, ti prego, di qualcosa! Signora, sono il papà di Paola! Antonio, sta bene? Sono io che mi sono rotto i coglioni di cambiare macchina una volta a mese! No! Maga Cama, sensitiva e pranoterapeuta. Riceve per appuntamento a Napoli in via Antonio Stellone 43. Cama, la prima donna al mondo ad aver previsto l'arrivo del 2000.